schiaccia, schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la crew. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e quest'oggi vi presento i giochi che usciranno domani nel PlayStation Plus, ovviamente gratuito. Diciamo ci sono alcuni giochi che meritano attenzione, almeno secondo il mio modesto parere, e infatti ho portato dei trailer su questi giochi, altri un po' meno, però dipende insomma. Allora il primo che mi attira l'attenzione è Infamous Second Son, che molti di voi conosceranno. Vediamo il trailer. Come avete visto ragazzi, è un gioco che promette abbastanza bene. Il secondo gioco che ha attratto la mia attenzione è Child of Light PS4, anche questo un gioco di Ubisoft, che è una delle mie case produttrici preferite, la Ubisoft, per quanto riguarda alcuni giochi, anche perché è la casa produttrice di Far Cry. E quindi andiamo a vedere anche il trailer di questo game. Su, presto, infilati a letto. Ti racconterò una storia. Un regno, Lemuria, lontano e perduto. Una bimba e un destino di gloria. In Austria un tempo un duca regnava. Aurora era sua figlia. La madre nel mistero era avvolta. Il padre, la sua sola famiglia. Lui stesso crebbe la bimba. Non si lasciavano mai. Finché, sentendosi solo, il suo cuore lo mise nei guai. Al 1900 un lustro mancava, ed era Venerdì Santo, quando la corte divenne teatro e una moglie novella motivo di vanto. La sera Aurora si addormentò e il fuoco si assopì, ma il freddo la colse e l'avvolse, e dal gelo ella rabbrividì. All'alba così la trovarono, immobile, fredda e irrigidita. Il padre pianse ed implorò, ma in lei si era spenta la vita. Senza dubbio né alcun sospetto, Aurora era ormai ispirata. Eppure, come in una fiaba, si svegliò in una terra fatata. Questo gioco ragazzi si rifà moltissimo a Rayman, anche perché ha lo stesso motore grafico di Rayman, e diciamo che potrebbe essere abbastanza interessati per gli appassionati del genere. Io penso che una partitina la farò a questo gioco, non è eccezionale, però è abbastanza carino per passare quei 10 minuti di divertimento e staccare un pochino dal solito GTA o dal solito Call of Duty o dai soliti giochi pesanti, fare un salto diciamo in un gioco un pochino diverso, un pochino passato. Penso che non faccia neanche male ragazzi, è anche molto carino. Poi ci sono anche degli altri giochi che andiamo a vedere, però alcuni sono per PS3, alcuni sono per PS4. Io ragazzi questo genere di giochi li chiamo un po' giochi da contorno, speriamo che comunque
Sony abbia intenzione di non continuare a prenderci per il culo con questi giochi del cazzo, visto che comunque dal momento che hanno addirittura aumentato il PlayStation Plus di 10€, uno si aspetta che ci diano qualche possibilità in più invece di darci ste solite cagate del 2016. Ok, questo ragazzi è per PS3, però comunque sia è un gioco che a mio avviso non è tutta sta grande bellezza, e anzi vi dirò onestamente, a me fa anche cagare come cosa. Però comunque sia, un utente di PlayStation 3 che si trova a pagare un PlayStation Plus e ha giochi di merda, penso che non sia tanto gratificante. È la stessa cosa per PS4. Comunque questa qui è tutta la lista dei giochi che andremo a scaricare questo mese, questi che vi sto evidenziando, e questi qui sotto sono i giochi disponibili fino a domani che potrete ancora scaricare. Detto questo ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, non ho recensito tutti quanti i giochi perché secondo me non lo meritavano tutti. Un saluto a tutti, al prossimo video.